Insieme a Puglia, Veneto e Lombardia, l'Abruzzo è una delle quattro regioni pilota incaricate di avviare la sperimentazione della Banca Dati Nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica. Il progetto, promosso dal Ministero del Turismo per avere una mappatura completa degli immobili che hanno una destinazione turistica, si pone l'obiettivo di garantire una pubblicità trasparente degli stessi e consentirà alle strutture abruzzesi censite sull'apposita piattaforma regionale SITRA, Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo, di passare dal CIR, Codice Identificativo Regionale, al CIN, Codice Identificativo Nazionale, a garanzia di un alto standard qualitativo e a tutela del fruitore, come spiegato al TG8 dal sottosegretario della Regione Abruzzo con delega al turismo Daniele Damario. Da ieri è entrato in vigore questo progetto che ci vede insieme a Puglia e Veneto come regioni sperimentali per dotare tutte le strutture ricettive di un codice identificativo nazionale come da decreto ministeriale. È un progetto importante perché oggi tutte le strutture ricettive dovranno avere sia il codice identificativo regionale che quello nazionale. Questo permetterà sicuramente di avere per le strutture standard qualitative più elevati che saranno verificate, per cui da oggi in poi anche chi affitta un appartamento per locazioni brevi dovrà essere dotato di questo codice identificativo nazionale, che permetterà sicuramente di avere standard qualitativi più alti. Sappiamo che nel mondo del turismo bisogna offrire sempre servizi più all'altezza, e quello di avere strutture ricettive, che in Abruzzo sono circa 9.500, con standard qualitativi elevati che possono soddisfare i nostri turisti. È un progetto questo che tende anche ad evitare le cosiddette fregature dei vacanzieri dell'ultimo minuto che magari affittano case che poi si rivelano fantasmi. Assolutamente sì, quindi dotando queste strutture di un codice identificativo nazionale che ne garantisca anche la qualità e l'elevata prestazione dei servizi, consentirà ai turisti di andare al buio e ricevere, come hai detto tu, le cosiddette fregature. La nuova banca dati servirà inoltre a raccogliere informazioni dettagliate sul turismo regionale da utilizzare a fini statistici per adeguare l'offerta turistica alle richieste di mercato. Quali devono essere gli standard qualitativi che riguardano le strutture ricettive? Beh, ogni tipologia di struttura ricettiva, a cominciare dagli alberghi, ai B&B, ai villaggi turistici, hanno degli standard qualitativi già ben predisposti nella legge a cui ognuno dovrà attenersi, sono tante a seconda della tipologia di struttura ricettiva.